Un appuntamento, quello della Tendopoli di San Gabriele, che è capace ogni anno di rinnovarsi, mantenendo sempre però intatto lo spirito e le motivazioni intrinseche dell'iniziativa. Da 28 anni si porta, grazie a questo evento, una ventata di sana giovinezza nel fine agosto di Isola del Gran Sasso. Sono circa 800 i giovani accorsi alla Tendopoli, che è stata aperta ieri alla presenza di Sua Eminenza Monsignor Seccia, vescovo di Teramo Atri. Il 28° incontro cade in un momento particolare, si celebrano infatti quest'anno i 100 anni dalla beatificazione di San Gabriele dell'Addolorata, il santo degli studenti. Ingiustizia, voluto gioco di parole sul concetto di giustizia cristiana nel contesto del mondo contemporaneo, è il tema di questa edizione. Oggi alle 9.30 si è tenuto un incontro dal titolo «La giustizia non è uguale per tutti». Ha animato l'incontro padre Jesús María Aristín, segretario generale passionista per la solidarietà e missioni. La autentica solidarietà deve essere vicina, deve essere prossima, essere solidario con quello che è più prossimo a me, non è soltanto con quelli lontani, ma soprattutto con gli emigranti, per esempio, che sono vicini a noi e che hanno tanto bisogno di che noi apriamo le porte delle nostre case, apriamo le nostre mani per far che veramente si sentano nella sua propria casa. La solidarietà non è lontananza, ma è vicinanza. Da segnalare domani alle ore 10 la presenza di Ela Gandhi, nipote del Mahatma, che porterà la sua testimonianza su pace e giustizia. Venerdì alle 9.30 poi la discussione con il relatore padre Francesco Cordeschi, fondatore e assistente spirituale della Tendopoli. È contento della risposta dei giovani, ce ne sono moltissimi. Pensavamo di essere puniti dagli esami di recupero che ci sono in atto e da molti giovani che hanno dovuto ricominciare a lavorare in quest'ultima settimana. Siamo stati stupiti e ringraziamo il Signore, vuol dire veramente che c'è qui qualcosa di grande che attira questi giovani. Il raduno si concluderà sabato prossimo 30 agosto.